Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata su Luck Room Pokémon Mario Merda 2. Allora, ci eravamo lasciati qua. Abbiamo preso il Pokéflaut che incredibilmente, nonostante tutti i cambiamenti che hanno fatto in questo gioco, quest'ultimo ha il nome originale. E niente, adesso dobbiamo andare a sfidare il quarto capopalestra. Quindi niente, torniamo in Africa e andiamo a sfidare il capopalestra. Allora, eccoci qua. Per correttezza ve lo dico, nel tragitto che ho fatto da Calcedonia sino a qua per arrivare in Africa, per sbaglio, perché non era mia intenzione, ho incontrato alcuni allenatori che non avevo sconfitto in precedenza e quindi ho dovuto, addio, aspettate, mi fischio il discorso, ho dovuto lottarci e merda, me ne sei al 43 e ha preso Mega Calcio che ho deciso di metterlo, no? Di farlo riprendere al posto della magicazione. Quindi niente. C'è Carlo Conti che davvero? Ed è effettivamente Africa di Carlo Conti. Super mega abbronzato, quasi nero, anzi, tendente al nero. Allora, Carlo è color pesce, chissà come farà. Bellsprout. Vai. Allora, Mega Calcio, non so se l'avete notato in questo mezzo secondo, ha 5 pp, è una di quelle mosse che se effettuate tolgono tanto. Il problema è che ho estremamente paura che come precisione sia come il Mega Pugno. Spero di sbagliarmi perché non ho visto prima e sinceramente non lo ricordo. Cioè non ho visto le informazioni della mossa. Mi ricordo solamente che Mega Calcio, avendo fra l'altro anche 5 pp, è una mossa che ha parecchia potenza. Carlo Conti, al pari del Rame, è un buon conduttore. Un applauso. Oddish. Però in questi casi sinceramente le azioni mi faceva comodo. O male vada, in futuro se ci sarà metteremo forza anziché Mega Calcio, se magari è una mossa che non viene sfruttata tantissimo. Ma ne mancano altri due, meno male. Incredibilmente Mega Pugno non fa, per ora non sta fallendo. Però sta a vedere, oddio, schiocchiti! Oh! No, incredibile, è successo qualcosa. Mi farebbe comodo un bel Pokémon di Fall. Infatti ora pensandoci, io ho Popeye, no? E Popeye, se non sbaglio, ora controllo, ha una mossa di ghiaccio. O forse addirittura anche fuoco pugno, non me lo ricordo. Mi pare abbia gelo pugno. Quasi quasi metto lui, che il ghiaccio contro l'erba è efficace. Di volata Popeye, si allena anche. Cosa si fa qui? Si usa taglio, usiamo taglio, vai, si può tagliare, usiamo taglio. No, guardate Carlo Conti, com'è nero. A causa del colore della sua pelle, venne erroneamente scambiato per filo illegittimo e fu abbandonato sul ciglio della strada. Allora, anche il livello 22, Popeye 25. Sperando sia più veloce ad attaccare. Sì, sembrerebbe così. Buono, buono, buono. E uno. Oddish. Vediamo se gelo pugno è forte uguale. Regola sì. Sì sì. No cazzo, però non così forte. No, paralizzante. Maledetto me che voglio testare le mosse de. Accidenti de. Vabbè, mai si usa gelo pugno, che a quanto pare gli toglie più di metà vita. Sono i miei seccioni antiparalisi. Guarda che palle.
come non ci voleva lì. Ormai lo lascio per tutto il combattimento, eh. Sempre con Maya prima. Io Wimpy Bear. Cazzo, allora. Cioè, a parte la prima volta, poi era. Non la va più così tanto. Vai. Attacca che è il primo, anche se è paralizzato. Dio buono, die. Maledetta la miseria, io non ne sto azzeccando uno. Speravo ne potessi levare un po' di più. Via, usiamo già lo pugno. No, non ci voglio reti. Ma dimmi te se devo perdere tutto questo tempo vivo. Vai, un'altra volta, vai bene, tosto, ghiacciato. Vediamo se tuono pugno, ormai ne provo tutte. L'ammazza, dato che è ghiacciato. Si può sfruttare il momento. Pugno rapido, lo rifaccio. Ah, forse pugno rapido, ora ci penso, è più veloce perché stile attacco rapido, ecco. Che è, diciamo, un attacco veloce, quindi in teoria attacchi prima te. A quanto pare anche se sia paralizzato. Ecco perché ha attaccato prima. Infatti non mi tornava. Fuoco pugno. Ora si va solo di fuoco pugno, mi si è rotto le palle. È metà quella vita lì, cioè quella che gli rimane, e chi l'ha tolto. Speriamo di sì. Ma porca miseria. È a pugno rapido. Vai, vabbè. Si sale al 26, eh? Sì, vai. Ale. Mister Enki, attenzione! Allora si prova suono pugno. Vediamo un po'. Perché io tuttora non ho ancora capito di preciso di Dio si è fatto, cioè di che tipo sia. Beh, fra l'altro ce l'ho anche. Ah, come da pugno, lui li fallisce, eh. Vai. Ah, non è effetto, non avevo letto prima. Boh. Gelo pugno. Non è effetto perché di suono. O per altri motivi. No, ok. Perché di suono. La leggera leva tanto. Abbiamo il fuoco. Trasformazione. Via, boh. Dicevo, non so se lo ridio se nel caso. Fra l'altro è Pokémon che ho io, no? È merda, per chi non lo sapesse, mister anche l'evoluzione prima. Io tuttora non ho ancora capito di che cazzo si è fatto. Ale, vai. Ce l'abbiamo fatta, dai. 3 ore per ammazzare un allenatore, anzi un'allenatrice. Ora, guardiamo se ho l'antiparalisi. Meno male. Una ce n'ho due, e non la posso usare. C'ho qualche pozioncina, quasi quasi ne uso una. E per pozioni. Beh, si usa, dai. Tanto perché sordino per poi poter tenere un braccio l'abbiamo. Speriamo di non trovarci in difficoltà da doverne usare ora contro Carlo Conte, Charlie Counts in inglese. Benvenuti ad un'altra puntata dell'Eredità. Entriamo subito nel vivo del gioco. Scossa? Va bene. Scossa? Va bene. Sì, scossa? Sì, ora basta. Però... Ma perché? Eccolo qua. Nero me la cioccolata. MacMime. Eccoci. Pronti via un Pokémon che non so di che tipo sia. Vai, psicoraggio. Vale, capito. Sì. Poi, pronti via, bisogna morire subito. Vabbè. Ho capito che è stato inutile usare l'antiparalisi e una pozione. Una iperpozione con Popeye. Bene. Complimenti Simone, complimenti Popeye per la prestazione. Via, andiamo dal classico Merdaman. Vediamo un po'. Colpo di fango va? Yes. Magico colpo di fango.
8.44 di Obono, ci speravo. Pigeaux, attenzione! Che cazzo è? Cioè, ho capito che è Pigeaux, cioè il fuoco originale è quello, però non capisco che cazzo sia. Sono Geaux, cioè sono scarpe. Vedrai sì! Che grandine. Vai, arrivederci Pigeaux. Grazie veleno. E si sale anche al 44. Bueno. Solarium. Strano, Carlo Conti. Moroide. Cioè, cos'è? Un lettino, non so qual è il nome specifico. Comunque sì. Usiamo Mega Calcio per la prima volta. Buono, non è fallito. Magico Mega Calcio, magico. Tanta esperienza. Boh, ci ha messo 3 secondi, via. Dacci la medaglia, Carlo Conti. Non si preoccupi, non andrà a casa a mani vuote perché le regaliamo il gioco scatola dell'eredità. Così potrà giocare a casa con sua moglie. Ma sono vedovo. Allora prenda questo. MT19, vediamo cos'è. Scossa, va bene. Allora, vabbè, la medaglia, anche se non c'è scritta, si è presa. No, qui il parte MT. Yes. Vediamo dove è la 19. Superata. Giga assorbimento. Non male, però non me la sento di impararla a qualcuno. Loro cosa dicono? Partecipate ai provini per il abbono di Diabolic. Ho sempre segnato una pelle come la sua. Vabbè, torniamo a curare i Pokémon e andiamo avanti per la nostra strada. Continuiamo la nostra avventura. Per quanto riguarda le medaglie, siamo a metà. Siamo a metà, ne abbiamo 4, se non sbaglio, sì, fatemi fare un conto veloce. Sì, ok, Luca Girato, Checco San, Paolino Ruffini e ora Carlo Conti, sì. Siamo a metà. Curiamo i Pokémon. Allora, prima di andare avanti, se non sbaglio, nel precedente episodio dissi una cosa riguardante Popeye. Allora, prima fatemi vedere una cosa, spaccio, videogiochi, spaccio, distruttore automatico. Allora, cosa dissi? Che se ha, diciamo, lo stesso organismo, sentite che termini, di Eevee, in teoria, dato che qui dovrebbero, se non sbaglio, se non ricordo male, vendere tutte le pietre, tipo pietra focaia, pietra... quello, insomma, il nome di Oldo, vabbè. A regola si dovrebbe, potrebbe evolvere. Il problema è, innanzitutto, vedere se ci sono sempre queste pietre qua, se le possiamo comprare, perché vado a memoria, sinceramente, quindi non so se la mia, cioè se la cosa che sto dicendo è giusta o sbagliata. Vabbè, comunque, prendiamo qualche super pozione, prendiamo le ring, questo va a 12, non è sbagliato. E ci sono le Megaball tante. Andiamo su un trentino, ce la facciamo. Sì. Così come ci sono anche i rivitalizzanti, buono, 5. Tenuti soldi, ma ci siamo. Così come antiparalisi, ma andiamo nei 2, sì, siamo a 3 se non sbaglio. E prendiamo anche, boh, 5 antidoti, fanno sempre comodo. Insomma, dicevo, bisogna trovare se ci sono queste pietre. Forse vi. Pietra focale, pietra suono, pietra idi, cladded e pietra foglia. Io, boh, ne provo coco, prendi una, vediamo un po' cosa può fare. Magari spesso vai in a cazzo, vedete? La regola, pietra focaia, Eevee si poteva trasformare in Flareon. Popeye non so che si possa trasformare. Se si può trasformare. Inutile, bene, mi fa molto piacere, ho buttato via Vaini. Niente, via, torniamo sulla nostra strada e facciamo finta che questo non sia successo. Allora, prima di andare avanti, fatemi rimettere. Merda, mi è andato al primo posto. Ok. Andiamo. Allora, eccoci qua. C'è Machin Buu, posto di Snorlax. Allora, andiamo un po'. Vuoi suonare Pokéflauto? Sì. Lo voglio, se si può catturare lo voglio per forza. Allora, vediamo un po'.
aspetta, si posa, perché pure muoia subito. Ho fatto subito la cazzata di cambiare Popeye con Madame. Rimettiamo Popeye per indebolirlo un po', almeno ci proviamo. Iperraggio, bello, hai capito, muore Popeye. Insomma, devo dire che è molto utile, Popeye, fa vedere. Morto, non immaginavo. Ma la mettiamo in magico dildo. Boh, se mi scappa. Perché magari l'ammazzo, boh, finisco non so come le poche, boh, che ragazzi c'è un po', eh. Sfuriato, vediamo quante ne può leva. Beh, il troiaio. No, alla fine poteva andare peggio. Quasi quasi le riutilizzo. Deve ricaricarsi. Vai. Colpi subiti due. Vediamo di farli arrivare almeno la vita sul giallo. Ma meglio sarebbe rosso, però. Papà tanto lo recupera, il budello di sua madre. Oi oi. Boh, proviamo un fossa. Vediamo quanto ne leva. Poi eventualmente provo così, provo a catturarlo. Anche se c'ha il massimo della vita. E poi mi fa promesi un po'. Da bello lì. Pugno, vai, vai. Ale, morto anche dirlo. Ah, già, non ci pensavo più. Che coglione. C'è Wimpiver, volendo c'ha sonnifero. Magari può servire a qualcosa. Se mi riesce ad attaccarlo. Buono, meno male, mega pugno. Il fatto che fallisca si è rivelato utile una volta. Il problema è che poi è fallito anche sonnifero di merda. Ok, ritirata non mi fa un cazzo. Ale, vai. Vediamo un po' se ne si può togliere qualcosa di vita, magari un taglio. Vediamo quanto ne leva. Beh, troiaio, dai, arriviamo a giallo. Almeno proviamoci. Speriamo che non si svegli. È giallo, ok, zaino. Lascio anche le megaball, vai. Andiamo un po'. Speriamo bene. La cattura si può catturare, non come Capras maledetto. Oh, minchia, buono, era due, era partito subito, ero cario. Ancora, riproviamoci. Uno. Boia, schifo, schifo, schifo. Addio, si è svegliato. Metronomo. Lo tengo sveglio, lo tengo sveglio. Tanto mi sa che cambia poco. Uno. Vai, ah, che casino, dei, che casino. Vai, mi ammazza anche Wimpiver. Porca miseria, dei. No, era meglio, forse se la addormentavo. Mettiamo Pikachu. Bella roba. Mega buona un'altra volta. Dai, 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 dai. Uno, due, tre. Dio buono te! Peccato! Era Pikachu Kart 3, voglio vedere cosa fa. Cosa ha fatto? Salta fuori. Se uso la Pokéball succede qualcosa? Fatemi vedere, o lo posso prendere? Sì, lo pillo qua, non lo sapevo. Vai, vai, dai, cazzo, due ore siamo lì. Uno, due. Madonna, io non ci voglio rete. Cioè, ma è veramente impossibile da prendere. Dai, è morta anche me. Però vorrei sapere se lui un'altra volta lì o non c'è più Majin Buu. Porca merda, però ci si riprova, ci riproviamo. Ci riproviamo. No, non c'è più. No. Dai, che palle.
Vabbè, a parte, pensandoci bene, c'è un altro dalla parte, diciamo, opposta, se non sbaglio. Il genitore Cuculo, se si va tutta a destra, si dovrebbe rincontrare. Però che palle, c'è un pezzo di tempo per nulla. Comunque, nel frattempo, vediamo un po', rieccoci da Tonio, da Romoccia. Pardone, mi è desolato, ho stato sconfitto dai Nomiz. Tonio, lo sapevo, quell'idiota di Lucio è inaffidabile, a Cipegna. Sempre preso con i suoi introiti del casinò. E non trova manco 5 minuti per lavarsi i piedi. Giglio, devo riporre in te la mia fiducia. Ricordati che grazie a me e alla mia amicizia col disegnatore sei oggi in culo. Avvicinati col tuo passo felpato e fai il nostro prossimo youtuber. Yotobi. Ma no, signore, le ricordo che, mi hanno, non mi, no, che non mi hanno ancora disegnato il frame laterale e nemmeno l'animazione dei passi. Tone, per questo è il passo felpato. Se farei bene il tuo lavoro, parlerò nuovamente col disegnatore e finalmente avrai anche tu l'animazione dei passi. Giglio, come a mano lei, con la voce di Fantozzi. E tu, Dario, fammene uno poco piccante senza cipolle, il kebab. Ok, via, non ci resta che andare giù. Ciao. C'è le scale, vediamo un attimo se c'è qualcosa o qualcuno interessante. C'è un assistente. Ciao, ti ricordi di me, assistente Professor Rock? No, non c'ho niente. Allora, arrivederci, grazie. Allora, cerchiamo di evitare. Ma porca miseria! L'allenatore voleva evitare. Buono. Fango bomba su spongi. Dai, uno di fumo. Ora sai, fallisci, eh? Fango bomba un'altra volta. Ragazzi, pensavo a una cosa, come cosa che ho pensato e ho fatto parecchie volte. Siccome tanto qui la strada è unica, cioè bisogna andare solamente in giù. E ogni tanto può darsi che becco qualche allenatore. Per evitare noie, faccio andare tutto da solo. Va bene, cioè ci rivediamo, cioè faccio tutto da solo e ci rivediamo poi all'arrivo della città. Ciao. Allora, ragazzi, non ci sono più allenatori, ci ho messo meno del previsto, per dire la verità, non ne ho mai trovato nessuno. E niente, siamo qua. Vediamo come siamo questa città. Micidial City. Vi prego, non mi dite che palestra è Mario, eh. C'è scritto Mariottide. Tristezza a palate. Ragazzi, cure Pokémon e poi arriviamo alle conclusioni. Perché mi sembra giusto così. E incredibilmente forse il video dura meno degli altri. Anzi, soprattutto dell'ultimo che è durato quanto? 50 minuti, quasi un'ora. Quindi, vabbè, i Pokémon sono curati. Diciamo che il video stavolta si conclude, diciamo, per metà bene e per metà male. Perché per metà bene dal punto di vista della palestra. Metà male perché non ho preso Majin Buu, fra l'altro stavo parecchio tempo e quindi ho buttato via del buon tempo. Vabbè, comunque, detto questo, arriviamo alle conclusioni. E niente, poi vabbè, il prossimo episodio si va a sfidare Mariottide e si va nella zona Safari a vedere se c'è qualche bombetta da prendere. Via, quindi come sempre vi ringrazio in primis per la visualizzazione e poi vi ricordo di fare, di fare barra mettere se volete queste tre cose. Vi lascio parlare oggi, proprio zero. Allora, se volete mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su quelli inerenti a queste serie qua, ovvero i video di Pokémon Merda 2. Beh ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, nel quale andremo sicuramente, ve lo prometto, a conquistare la nostra quinta medaglia. Ciao!